o nero grafite o grigio chiaro. Ciao ragazzi, allora come avete visto stavo mettendo a posto il lavabo antico di cui ho parlato anche per radio qualche giorno fa. Sì, lo so che state guardando tutti la mia nuova magliettina con il loghino. È il mio viso, bianca e poi anche grigio. Aspetta, la vado a prendere grigia. Forse anche più bellina. Allora, così come ho modificato il colore del lavabo antico, perché faccio sempre così? Perché da quella parte, in quella parte della casa, mi piace anche andare a modificare molto le mie fotografie. Quindi che io scatti con iPhone, con una reflex, con GoPro, insomma con qualsiasi macchinetta fotografica, utilizzo questa applicazione che si chiama Lightroom. Molto utile è quella per smartphone, perché se sei on the road mentre stai appunto spostandoti da una parte all'altra, puoi modificare al volo le tue foto e condividerle sui tuoi social network. Andiamo a vedere come modificare la foto da questo a questo. Allora, con l'esposizione andiamo a -0.30, direi. Contrasto lo incrementiamo, quindi direi andiamo su a più 65, più 64. Luci le dobbiamo abbassare un po', quindi -30. Con le ombre invece saliamo un pochettino, qui andiamo quasi al contrario. Dai, facciamo un bel più 30 anche qui, e già vedete che prende abbastanza forma, no? Da così a così inizia ad avere molto più contrasto. Lavoriamo sui bianchi e andiamo a -51, sì, così, ok. I neri, al contrario, li tiriamo su, così più 50, più 49, ok, dispari, ci piace. Andiamo al colore, sezione colore, ok. Iniziamo ad incrementare la vividezza a 40 e la saturazione andiamo anche a più 10. Questo perché lo scopriremo in un secondo momento. Ora ho bisogno di vedere i colori come si comportano. Poi andiamo nella miscellanea colori, nel mixer colore. Vedete, ci sono tutti questi pallini: rosso, arancione, giallo, verde, ciano, blu, viola e magenta. Andiamo a lavorare proprio di fino. Allora, iniziamo con il rosso. La tonalità del rosso, c'è poca roba rossa, però io andrei, insomma, 45, ok, questa tonalità qui. La saturazione quasi a manetta, per far vedere il serbatoio della moto, quindi andiamo a 90-93. Con la luminanza, ovvero quanta luminanza dare al rosso, saliamo pure a 20-21-21, ok, ci piace così. Passiamo all'arancione. All'arancione come tonalità dobbiamo andare più verso il rosso, quindi andiamo a -5, direi così, ok. Saturazione, lo facciamo saturare parecchio, andiamo quasi al 70, sì, 71 direi, ok, va bene così. E con la luminanza andiamo a più 48, dobbiamo renderlo luminoso. Andiamo al giallo, tonalità, dobbiamo quasi arancionarlo, scendiamo giù, sì, quasi al 50, -49. La saturazione la tiriamo su, 100. Vedete che già inizia a ingiallirsi la foto, da così a così, ok. E come luminanza gli diamo 18, ok. Passiamo al verde. Il verde, c'è tanto verde in questa foto, dobbiamo quasi non farlo vedere. Il look che voglio dare a questa fotografia deve essere quasi una Polaroid di fine anni 70. Con il verde andiamo quasi sulla tonalità del giallo, quindi -100, e vedete che si ingiallisce la foto. Ok, con la saturazione andiamo a, sì, quasi a 40, 39, tornano i dispari. E con la luminanza, sì, direi 4. Ok, vedete che si è ingiallita. Passiamo al ciano, il bluettino, l'azzurrino. Allora, tonalità, ci avviciniamo più verso il blu, quindi andiamo a più 13. Con la saturazione a 100. Questa scritta Made in the 90s e ha il colore azzurrino, lo andiamo a saturare di colore, vedete che prende colore, ok. E con la luminanza dobbiamo renderlo un po' più luminoso, non troppo d'impatto, andiamo a 17, sì, ci piace 17. Passiamo al blu, con la tonalità ci abbassiamo verso il ciano, quindi andiamo giù almeno a 60, direi, sì, 59. Vedete che si è quasi inverdita la foto e sta quasi invecchiando. Ora è particolarmente carica di colori giallo, verde e arancione perché abbiamo aumentato la vividezza e la saturazione. Tonalità del blu io no, la porterei a 59, sempre per quanto detto prima, perché ci piacciono i numeri dispari. Poi andiamo lo saturiamo un pochettino, direi quasi 10, 9, ok.
e con la luminanza andiamo a meno, dai, direi meno 43. Ok, perfetto, ci siamo. Viola e magenta non li tocchiamo per niente, anzi guarda, saturazione meno 100 del viola e anche della magenta. Fine. Ok, passiamo alla tabella effetti. Vogliamo un po' di contrasto e quindi qui esageriamo. Più 77, dai, ci piace. Vedete? Se io abbassassi la texture viene quasi un effetto pastellato. Io voglio invece un po' più contrasto, molto contrasto. Oh, 77, sì, 77. Le gambe delle donne ci piacciono. Poi con la chiarezza anche qui esageriamo. 67, dai, ci piace così. Rimozione foschia la portiamo a più 19. La vignettatura è molto importante. 23, ok, vedete che è già molto più, l'impatto, guardate così e così. Caspita, già cambia. Il punto medio e quanto deve essere presente la vignettatura, quindi che tipo di amount avrà la vignettatura. Direi anche qui andiamo a 53, dai, ci piace così. Andiamo nei dettagli, ho bisogno di più nitidezza, 53, ci piace il 53. Andiamo giù, non tocchiamo il raggio, niente dettagli, mascheratura, riduzione disturbo, sì. Andiamo al 15, ok. Incrementiamo un po' di dettagli. Dovete sempre andare a vedere cosa significa andare al 100% o al meno 100% con i cursori di Lightroom. Così avete una sorta di metro di giudizio per il quale potete andare a modificare quel parametro che vi serve. Direi che 81 va bene, ok. Riduzione del disturbo colore, 35. Toccando le curve andiamo a toccare il contrasto, un po' di contrasto e di esposizione della fotografia. Noi possiamo andare a interagire con ombre, vedete qui, alte luci e mezzi toni. Realizzo una sorta di S, vedete che è una S, ok, i mezzi toni li lascio lì al centro. Guardate come diventa un po' più nebbiosa la fotografia, che è tipica di quelle Polaroid appunto di fine anni 70 di cui vi parlavo. Ok, la nostra S è pronta, direi che ci siamo, fine. Andiamo al colore, quindi torniamo alla vividezza e alla saturazione. In questo caso è molto vivida la foto, è carica di colore, vedete quello sfondo tra il giallo e il verde là dietro che dà quasi fastidio, la mia faccia è quasi di un arancione che disturba un pochino, c'è troppo ciano, azzurrino nella foto. Quindi iniziamo con la saturazione, dobbiamo andare giù, renderla vecchia, 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 quasi scarica di colori, seppur i colori li abbiamo incrementati prima. Il colore sotto c'è ma è scolorita nel frattempo. Dai, 67. Con la vividezza invece, cioè è troppo a più 40, scendiamo, la portiamo a 9. Ok, guardate prima e dopo. Ok, non ci rimane altro che tagliarla per metterla nei nostri social network, quindi su Instagram, Facebook o dove volete voi. Io la vorrei rendere quadrata questa, quindi 1.1 squadra. Allora, mi interessa tenere, vabbè, dentro al casco ovviamente, dare un po' più di aria verso il mio sguardo, quindi io sto guardando a destra, e dare più aria ovviamente alla parte destra della foto, così ci piace. Ok, diamo ok e la foto è pronta, bella, vecchia, calda, con questo casco che dà l'idea di essere a fine anni 70. In realtà la foto è del 2020. Grazie ragazzi per aver seguito anche questo tutorial. Oggi abbiamo parlato di come modificare le nostre fotografie e metterle sui nostri social network. E quindi ci vediamo, ci sentiamo, ci salutiamo al prossimo video, tutorial, vlog, insomma quello che sarà. Intanto fiero della mia magliettina con il loghino di Melo. E ragazzi al prossimo video. Ciao!